Excuse me, Shiro. I think we have a new competitor to watch out for. The first time that I heard about Stelvio Pass was when I was a child. I think I was 5 years old. And I was looking at the Giro d'Italia and I saw the cycling going up on this legendary climb. Io ero un corridore che non era per le grandi salite, no? Io ho vinto il campionato del mondo, ero un corridore da classiche, quindi vedevo, quando ero corridore, vedevo lo Stelvio come un mostro, perché era troppo duro per me. 58 metri dall'abbasso dello Stelvio, scena Coppi, così viene definita la punta più alta. Per noi lo Stelvio rappresenta quello che è la cima Coppi, la cima la più alta che fa il Giro d'Italia. In più, per noi qua della montagna, è il posto dove la gente va a allenarsi d'estate, a sciare, dove il ghiacciaio è quello più completo nell'arco alpino. For most part of the people, Stelvio Pass is a big goal because it's a really nice climb and professional and amateur athletes come here to climb it as fast as possible. I think I don't have any background on road running. How does that make you feel? 1 hour, 1 minute. You will do the record? Secondo me sì. Può riuscire a battere il record, sì. Mapei Day is one of the most famous cycling and road running race in northern Italy. Nel 2005, alla prima edizione, Giuliano Battocletti impiegò 1 ora 31 minuti e 20 secondi ed è il tempo che attualmente risulta quello più basso fatto segnare da Bormio allo Stelvio. Fin dalla partenza, quando ho visto questi 20 km di tutta strada asfaltata, per quello che sono le capacità di Davide che ho sempre visto, ho pensato a lui a dire: questa è una gara veramente dura, perché su asfalto non avevo mai visto lui a correre. Davide, the history of Stelvio Pass has been written by legendary cyclists like Marco Pantani, Alberto Contador and Nibali, so putting my name with them would be a dream come true. Ho seguito Davide durante tutta la salita con la bicicletta e al 10° tutto stava andando per il meglio e i ritmi erano ottimi per battere quel record. Until kilometer 15 I was running really well and I knew I could break the record. I reached the flat part and I saw the snow. I thought, oh my god, here will be hard to breathe. Nell'ultima parte, nonostante avessi cominciato a capire che forse non era il giorno giusto, ho cercato di incitare Davide al massimo e di fargli dare tutto quello che aveva. I saw that my rhythm slowed down a lot, but I didn't give up and just tried to remain focused and give all my energy to have a try and beat this record.
nostro record. Non record? No. When I arrived at the top and I realized that I missed the record, I just thought about all the people and who were there supporting me, and I wasn't able to give good emotion. Davide ha il potenziale per superarlo di gran lunga il record. Probabilmente non ha calcolato tutte le cose per poter battere un record. Quando batti un record che sei a certi livelli devi curare ogni dettaglio. È stata una giornata, diciamo, molto intensa per Davide, perché era la prima volta che lui correva, diciamo, direttamente contro il tempo. Battere il record era un'impresa molto ardua per quanto riguarda anche di testa, non solo di fisico. Sicuramente la sconfitta di ieri di non aver battuto il record sarà solamente per un grande campione sempre di stimolo per poterlo rifare, non è di frustrazione. Questo fa la differenza fra un atleta normale e un campione. Questo è papà, dove vale? Qua, con le due danate, questa avevamo la comida. My daily routine is divided between trainings and helping my family. In summer, usually I help my grandfather with harvest the grass for his farm, and during the winter I usually help my father with his sport shop, and in the meantime I try to stay trained with ski mountaineering or mountain running in summer. Davide è un ragazzo che, quando vede che c'è bisogno, lui è sempre il primo a mettersi anche all'interno della famiglia, a dare una mano sia ai fratelli che sul lavoro qua in negozio. Davide è un ragazzo ordinatissimo, super preciso, le sue cose sono sempre a posto, forse proprio per avere tutte le cose sotto controllo, nel senso l'ordine è per lui, penso, sicurezza per poter affrontare tutti i passi di ogni impresa, di ogni cosa che deve fare. Per lui è fondamentale. Per me Davide è una persona molto impegnata, specialmente lui deve trovare sempre qualcosa da fare, un obiettivo, un traguardo, altrimenti non sta bene. All'età circa di 13 anni, quando per la prima volta ho portato Davide in montagna verso la Presanella, che è una montagna che magari potrete vedere qui a piedi proprio nel nostro comune, quando abbiamo fatto la Nord la prima volta ho capito che lui era portato anche per fare queste cose. Presanella was the first peak that I did with my father when I was a kid. At that moment I didn't like when he was towing me or cheering me up a lot, but now I appreciate a lot this way of cheering me up, because he built my athlete mentality, my strong for endurance sport. Tomorrow I will try to go up and down in less than 3 hours, and it will be almost the same effort and a big challenge for me. Niente. Questa notte ho dormito pochissimo, mi sono svegliata un sacco di volte, molto agitata,
E poi quando è suonata la sveglia di Davide mi sono alzata anch'io e alle 6 ero pronta sul campo per seguirlo. Papà, sono Davide, mi sentes? It will be a little bit icy on the last reach to the summit, so it's better to wait a bit. A lot of time for me is difficult to face big events or big races because I put too much pressure on myself. Training, mental training. Yes. I can be prepared really good physically, but sometimes it's hard to manage all the thoughts that I have in my head. Penso che sicuramente l'ansia che Davide vive prima di qualsiasi prestazione sportiva l'abbia ereditata da me, senz'altro. Non c'è dubbio, perché suo padre è molto più tranquillo, rilassato, e mentre io sono molto ansiosa. Penso che questo aspetto sicuramente l'ha ereditato da me. Ragazzi, grazie. Bene. Bene. Fresanella is considered from a lot of people like the queen of Trentino. La montagna che sta a significare anche l'immagine del nostro paese proprio, della nostra comunità, è fonte di ispirazione per chi canta, per chi racconta delle storie qua in paese proprio.